Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con il Newcastle. Ragazzi, buona domenica, vi ricordo subito, a parte di seguirmi sui social network, Facebook, Instagram e Telegram, link in descrizione, anche che settimana scorsa è uscito un episodio di carriera allenatore dove abbiamo giocato la nostra prima finale di Coppa, finale di Capital One Cup, quindi vi invito a recuperare nel caso vi siete persi quell'episodio, vi lascerò il link in descrizione, comunque il video qui a schermo, e poi anche la carriera giocatore con il nostro Riccardo Menzolino, signori. Oggi, ragazzi, andiamo a vedere un episodio dove ci andremo a giocare la FA Cup, i quarti di FA Cup contro il Brentford, Sunderland, Leicester, Norwich e forse anche Manchester City. Bisogna vedere quante azioni ci saranno nella partita. Nello scorso episodio, ragazzi, mi avete un po' scassato la minchia alcuni di voi per le impostazioni di gioco. Come sapete, ormai gioco a leggenda già da 3 stagioni, compresa quella con l'Inter. Le mie impostazioni sono quelle standard. Molti sono lamentati perché pensano che le impostazioni di Krull siano buggate, nel senso che le abbia spostate. Però in realtà, vabbè, queste sono le mie impostazioni video, audio. Queste sono le mie impostazioni, quelle dell'utente, vedete, ho lasciato tutto a 50. Tutto a 50 perché se la EA dice che leggenda a 50 va giocato così, io lascio queste impostazioni sinceramente, perché so che online ci sono dei tabulati dove si può rendere il gioco più reale spostando la velocità dei giocatori, la velocità dei tiri, eccetera. Però secondo me è giusto giocare con le impostazioni standard, quelle che ci sono. Quindi ragazzi, speravo non fosse necessario fare questa visuale qui delle impostazioni, però si vede che qualcuno di voi me l'ha richiesto, perché si vede che non si fida, però ragazzi, cioè, alle prossime, diciamo, un po' critiche così, penso che smetterò anche di rispondere, perché ormai ci conosciamo da tempo, penso sia inutile veramente stare a parlare di queste cose inutili. Ok, ci andiamo a giocare questa partita contro il Brentford. Ovviamente oggi, ragazzi, abbastanza spazio, diciamo, alle seconde linee. E quindi ci presentiamo con questa formazione, ragazzi, abbastanza rivisitata per questa partita contro il Brentford, che con tutto il rispetto vorrei provare a vincere abbastanza tranquillamente, diciamo così, perché con tutto il rispetto, veramente, però abbiamo faticato molto con il Liverpool e mi dispiacerebbe molto dover uscire con questa squadra. Perez per Castagne, dentro per Batshuayi, se la mette sul sinistro, Castagne per Nuri, il tiro button. Saive, sì che c'è in buonissima posizione Batshuayi. Si baciu, fallo. Dove l'ha tirata? Traversa, madonna ragazzi. Se ne Botaka entra in area, Botaka, il tiro di Botaka, button, poi ancora Botaka. Finalmente Botaka la butta dentro lui. Molto fortunato qua, se n'è andato benissimo. Credevo avessi fischiato rigore qua perché ho visto una stecca abbastanza importante. Il tiro di destro parato, poi di sinistro, anche abbastanza fortunato qui. Spero diano il gol a Botaka. E sì, gol di Botaka, primo gol con la maglia del Newcastle. Palla larga per Koja, San Giusto, ottima chiusura, perfetta. Senna Bidwell, la mette in mezzo Bidwell. Pareggio del Brentford, non so come, sinceramente, non so come. Qua San Giusto non è andato sulla palla, semplicemente non è andato sulla palla San Giusto. Pareggio al 44esimo di Goggia. Nuri per Botaka! Fuori di poco. Stenon Bemba che recupera un gran pallone. Per Bacciua, il tiro a giro! Attenzione a Perez. Recupera un gran pallone per Batshuayi! 1-2 Newcastle, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a ripassare in vantaggio. Mamma mia, che sofferenza. Ma qui col pressing alto, scopertissimi, siamo andati a recuperare questo pallone. Guardate Arons, ragazzi. Gran palla recuperata, palla arriva a Perez per Batshuayi, che facile di destro, dal di lì non sbaglia mai. Che rima anche, che flow, incredibile. Attenzione a Vibe. Vai, la mette in mezzo, il colpo di testa, traversa, vista bene, stronzi. Vista bene. Attenzione a McCormack. No. Pareggio al 90esimo di Goggia, ragazzi. Hanno fatto gol al 44esimo e al 90esimo. È finita, ragazzi, è finita. Cioè, ci tocca fare il replay. Mo, secondo me per la FA Cup...
Secondo me per la FA Cup deve andare così, cioè dobbiamo pareggiarle sempre tutte. Avevamo la vittoria in pugno, pareggiata 2-2. Col Brentford, ma chi cazzo è il Brentford? Oh, ma pensate un po', c'è già la partita contro il Brentford, ragazzi. Direi che gli spacchiamo il culo, ragazzi, non c'è nient'altro da dire. Perfetto, St. James's Park, la nostra roccaforte, ci presentiamo a questa partita contro il Brentford, con questa formazione, praticamente la titolare, quindi dobbiamo spaccargli il culo, ragazzi, dobbiamo spaccargli il culo. Perché nella scorsa partita non hanno meritato niente, ma la partita è finita 2-2, loro hanno dato due tiri in porta. E attacco... Si è spaccato Meyer. Si è spaccato Meyer, ma penso a te. Correa. Per Wijnaldum. Wijnaldum entra in aria! Button! E poi Batshuayi traversa! E poi Jason Martins traversa! Ragazzi! Ragazzi! No, ragazzi, dai! No, ragazzi! Cioè, poi dopo non mi potete scrivere sotto quei commenti. Sì, non è che doveva andare così. Sei perso e basta. Che cazzo è successo adesso? Cos'è successo? Che per due volte aveva la porta vuota e abbiamo preso la traversa. Dai, ragazzi. Dai. Il Brentford non può essere la squadra più forte dell'Inghilterra, Cristo. Non riesco a far niente, non riesco. Finito il primo tempo. Impotente davanti a questo Brentford. Impotente, guardate. Attenzione, ha battuto! Che sbaglia tutto! Non lo so, si vede che il gioco mi ha sentito. Non lo so cosa è successo. Sta di fatto che Button me l'ha messo sui piedi, ero lì davanti a lui. Ma guarda, no raga, ma io porco... Ma cosa devo dire? Ma guardate questo che gol mi ha fatto! Swift, ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è? Guardate come gli è arrivato il pallone. Cioè, così proprio, era uno schema, questo rovesciata e via, ma vaffanculo. Clamoroso, ragazzi, clamoroso. Come si è messa questa partita è veramente clamoroso. Finisce qui, ragazzi, si va ai calci di rigore. Incredibile, veramente, incredibile, sono scioccato, io sono veramente scioccato. Townsend, gol di Townsend. Gol di Djuricin. Gameiro lo fa. Cioè, stiamo andando sempre ai rigori comunque, ragazzi. È incredibile. Sì, crullone mio. Va, Wijnaldum. Gol. Caños. Ma Caños! Centrale, porco te. Vai, Jan Mat! Lo mette. Judge. Lo tira fuori, Judge! Che fatica contro questo Brentford! Che fatica! Passiamo ai rigori. Passiamo di nuovo ai rigori. Mi sa che contro il Liverpool, me lo ricordo, ma me lo dovete veramente puppare in punta, ragazzi, perché non esiste, il Brentford non esiste, il Brentford non può non esiste la squadra Brentford. Porca puttana, cioè veramente. Siamo in semifinale di FA Cup, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Giocatore infortunato, ok. Contusione alla spalla, 9 giorni per Maximilian Meyer. Ora siamo di nuovo qui, ragazzi, con il campionato. E ci giochiamo questa partita contro il Sunderland con questa formazione. Gameiro e Perez punte, con dietro Nuri, Wijnaldum, Botaka, Shelby, Wendel, San Just, Miazga, Castagne e Krul. Sempre sul pezzo e forza Newcastle, siamo a St. James's Park. Nuri per Gameiro, che se la mette sul destro, ma non nella blocca. Nuri, Gameiro. Gameiro se ne va in qualche modo. Il tiro di Gameiro, mannone. Attenzione a Rodway, il tiro. Krul. C'era San Just che ha provato a coprire. Sarà calcio d'angolo per il Sunderland. Cos'è successo? Krul è caduto per terra. Si era stato in 0 secondi praticamente. Nuri
Bella palla recuperata. La palla arriva a Perez. Aios Perez. Non ho capito bene cosa è successo, ma siamo passati in vantaggio. La caparbietà di Nuri è incredibile, ragazzi. Perde il pallone, ma la vuole subito recuperare. Guardate, qui la perde, se la va a riprendere. Poi da questo pallone, che non era male per Perez, ma viene deviato e la palla si mette ancora meglio. Nuri. Per Gamero. Attenzione a Gamero. Si mette sul destro! Ma non ne para poi Botaca, ragazzi. Io sono sconvolto. Io sono sconvolto. Ah, ok, ho sbagliato perché era fuori gioco. Ok, ok. Perez. Per Nuri che si merita tutto questo gol che non fa. Gliela faremo fare il gol a questo povero ragazzo. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per noi. Wendel. Recupera una gran palla. Gameiro. C'è Perez. Perez davanti a Mannone. Aio. Perez. 2-0 al St. James's Park. Doppietta per lui, ragazzi. Sono contentissimo. Avrei potuto darla a Correa, ma volevo segnare con Perez. Quest'anno, diciamo che ha visto il campo, perché l'ha visto. Non magari come si sarebbe aspettato, però ogni volta che l'ho chiamato in causa era veramente fondamentale. Perez recupera palla. Gamero. Gameiro. Mancava solo lui. All'89esimo, Kevin Gameiro. E mi sa che va in doppia cifra, ragazzi. Mi sa che per lui sono 10 gol in questa Premier League. Come primo anno non è assolutamente male. Come primo anno non è assolutamente male. Qui è molto fortunato, eh. Però poi ha sbordato col mancino. Finisce qua 3-0. Tondo tondo contro il Sunderland. Migliore in campo Kevin Gameiro con un 8.9. Ma anche il buon Perez con una doppietta si prende il suo 8.5. 8 per Nuri, ragazzi. 8 per Abdelhak Nuri. Il Chelsea ha vinto, ma magari il City e lo United hanno o pareggiato o perso. Chi lo sa, vediamo. Eh sì, il City addirittura ha perso, se non sbaglio. Il City ha perso contro lo United. Non sapevo, c'era il derby e è stato vinto dallo United. Che, allora, aspetta, no, calmi. Perché il Chelsea ha due partite in più e ha 64 punti. Lo United ha una partita in più e ha 4 punti in più, quindi nel caso vincessimo la partita che dobbiamo recuperare andremo a un punto in meno dello United. Per il momento, ragazzi, continuiamo a sognare. Ottimi allenamenti, ragazzi, peccato per Correa, però sale sia San Just al 72 che Saul Niguez al 77. Sale anche Botaca, signori, 67 per lui. Voglio provare ad allenarlo perché mi avete detto che sale molto, però forse un po' lentamente. Ok, andiamo a giocarci questa partita contro Leicester, ragazzi, al King Power Stadium. Questa è la formazione con cui oggi sfideremo il Leicester City. Batshuayi, Correa, Meyer, Pratt, Martins, Saul, Wendel, Mbemba, Miazga, Jan Matta e Krul. Sempre sul pezzo e forza Newcastle. Qua Mbemba fa il coglione. Estende Kanté. Quindi dopo 6 minuti rigore per il Leicester. Va Okazaki, il tiro! Para Krul! Para Krul! Para Krul! Attenzione Ullo, la mette in mezzo per Okazaki! Mamma mia, palo! Saul Niguez per Batshuayi che la mette in mezzo dove non arriva Meyer. Mannaggia! Attenzione a Schmeichel, Schmeichel non subisce fallo da Batshuayi, non subisce fallo da Batshuayi, che recupera il pallone di sinistro, la butta in porta e andiamo, fammi il serpentone, grande amici. Qui Schmeichel è uscito dall'area, questo non è fallo in effetti, questo non è fallo perché non l'ho toccato semplicemente. Correa, per Jasso Martins. C'è Batshuayi che colpisce! Batshuayi! 2-0! Mi serviva proprio uno così! Che mi cambiava le partite con due palloni toccati. Correa. Jason Martins che mette un pallone perfetto. Gran gol qui, gran gol. Questo gol mi ricorda uno che ha fatto Icardi. Identico, identico. Non mi ricordo contro che squadra, ma fece un gol così.
indietreggiando, colpendo di testa, mettendola nel palo lontano dove non poteva arrivare il portiere. 0-2, incredibile. Fallo di Mbemba. Vabbè, raga, ma scusatemi, ma questo può essere fallo. Questo può essere fallo. Cioè, boh, ragazzi. Okazaki contro Krul di nuovo. Va Okazaki, traversa, incredibile. Sbaglia due rigori in Leicester. Godo, godo tanto. Attenzione Bacciuai che recupera un gran pallone. Bacciuai, 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 Bacciuai. Bacciuai! Showcross, che intervento. L'arbitro indica il dischetto del rigore. Secondo me non era calcio di rigore. Qua Showcross, secondo me, ha preso il pallone. Sì, ha preso il pallone. Poi dopo ha preso anche me, però è intervenuto sul pallone. Va Bacciuai per la tripletta personale. Va Bacciuai! E sono tre! Tripletta per Michy Batshuayi, che si porta a casa il pallone. Ma andiamo. Grande Michy, ammazza se sei fico. Attenzione Showcross che perde un brutto pallone contro Jason Martins. Va Jason, va Jason Martins. Jason Martins per Perez. E palo! Ragazzi, mi ero allargato troppo con Jason Martins. Mi ero allargato troppo con Jason Martins. Qui Michael fa una gran parata. Attenzione a Schlupp, Miazga, che chiusura, evita anche il calcio d'angolo. E finisce qua, ragazzi. 3-0 in casa del Leicester. Bacciuai va a stringere la mano all'arbitro e si prende il pallone. Cioè, se noi vinciamo la partita contro il Norwich, superiamo il Chelsea. Sperando che il Manchester United non vinca, andiamo primi in classifica. Andiamo a giocarci questa partita contro il Norwich. Questa è la formazione con la quale giocheremo oggi. Coppia d'attacco, Batshuayi, Gameiro. Sempre sul pezzo e forza Newcastle. Attenzione ad Aarons. Aarons corre, Aarons corre, Aarons corre, Aarons corre. C'è in mezzo Batshuayi! Pararaddi! Gameiro. Per Batshuayi, ragazzi, signori, mamme, babbi, figli, ma chi è questo? Chi è questo? Chi è questo? Qui Aarons batte velocemente la punizione intelligentemente. Nuri per Gameiro. Gameiro per Batshuayi che anche di sinistro tira una sbordata a incrociare. 1-0 ed è già il suo quinto gol in Premier League. Anche perché nella scorsa partita ne ha fatti tre, quindi. Olsson la mette in mezzo e c'è il pareggio. Si vedeva ancora che doveva crossarlo, che c'era il pareggio qua di Imbocani. Guardate perché. Guardate. Si è visto da qua che c'era il pareggio. Nuri. Per Castagne! Tiro deviato. Raddi. Blocca. Attenzione a Imbocani, la mette in mezzo. Jarvis segna il 2-1 per il Norwich. Ma qua ci sono dei problemi in difesa. Qui era uscito Miazga, ha perso il pallone e. Cioè, San Just dove cazzo è? Cioè, dov'è San Just? Dov'era? Perché era lì? È ovvio che Kolasinac non è il miglior saltatore del mondo. Avevamo bisogno di uno esperto in difesa. E adesso che il Norwich è passato in vantaggio, è dura perché si chiude sempre, si chiude tantissimo. Batshuayi, Batshuayi vince un contrasto. Batshuayi, Batshuayi vince fisicamente, la mette in mezzo per Gameiro. Due pari, pareggia Newcastle, pareggiano i Magpies. Ma qui ancora Batshuayi fondamentale. Fondamentale veramente. Ha recuperato palla, ha tenuto il contrasto, ha tenuto fisicamente. Poi ha fornito l'assist a Gameiro. Qui recupera su Ivo Pinto, vedete? In mezzo per Gameiro che dal di lì non sbaglia. Gameiro prova il tiro di Giba. Pepe pepe pepe. Il tiro va fuori. Nuri dalla bandiera. Stacca Correa. Rudy Buddy. Gameiro.
Oh mamma! Oh mamma, Gamero! Oh mamma, close e chiude. Tanza. Pareggiotto per 2-2. Pareggiotto per 2-2. Migliore in campo Gamero. Allora ragazzi, ho comprato, diciamo così, grazie allo staff Primavera, due giovani di 15 anni. Clint Marcellis, che ha un generale di 51, ma comunque si può far crescere, e da 15 anni, con un potenziale di 75-94. Secondo me è molto buono, veramente. Questo lo si manda in prestito, lo si fa crescere. E poi ho comprato questo Finney, che ha 15 anni ed ha 58 di overall, con un potenziale di 79-94. Attenzione, non posso ancora promuoverli in prima squadra perché sono troppo giovani, ma il mio staff Primavera finalmente ha fatto un buon lavoro. Perfetto ragazzi, la nostra situazione in classifica è quella che vedete in basso a destra. Siamo sempre terzi con una partita in meno del Chelsea. Siamo a un punto dal Manchester United e 4 punti dal Chelsea. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. 5 partite per questa domenica. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Continuate a supportarmi. Un saluto da Menzo. E alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.